Cioè, con i libri per bambini qui e questa, con il, con questa frase, i libri per bambini qui, credo che andiamo a fare controllare. Ciao amici, ciao da Angela Curatolo a Bubu Targete con la regia appunto sempre l'impeccabile Giulio Berghella. E oggi cominciamo subito con i colori, con le belle cose della vita, quelle profumate, quelle che danno gioia. Iniziamo con un ospite meravigliosa, un'educatrice, si chiama Alessandra Puca e lei è l'autrice di... L'autrice, la volontaria di diversi progetti dedicati non solo ai piccini da 0 a 6 anni, poi ci spiegherà bene, ma anche le persone adulte, quelle molto molto adulte che magari, come si dice, poi si torna un po' piccini e leggeri con la mente. E ci parlerà bene Alessandra di questo bellissimo progetto. Cominciamo con Ti dipingo una storia, il progetto base vostro, delle volontarie, insomma, del vostro gruppo. Allora, Ti dipingo una storia è un progetto che nasce proprio dal nostro percorso, mio e di Marianna Como, che è l'illustratrice, come volontarie del programma Nati per Leggere, che è un programma nazionale di cui magari parleremo dopo. Ecco, Dopo questo. parliamo meglio di Nati per Leggere, è bellissimo anche Esatto. questo, ma ti dipingo una storia, è fantastico, mi stavi spiegando prima che Sì. è diretto, mi ha affascinato molto il discorso da 0 a 6 anni, ecco. Esatto, perché le nostre pubblicazioni sono rivolte proprio alla fascia dei piccolini, perché in quella fascia lì il libro è soprattutto uno strumento di relazione, no? Attraverso le illustrazioni, attraverso la parola, attraverso il suono della voce, noi interagiamo con i nostri bambini, li viviamo insieme le storie che teniamo in mano, come il primo, per esempio, Le fragole di Sofia parla Le fragole di di Sofia, sì. eccolo qua. Che parla di Sofia, che è mia figlia quando era piccolina e aveva questa passione per le piantine. Infatti E vuole diventare giardiniera, vuole insomma. diventare giardiniera, esattamente, però non è semplice coltivare, ci vuole tanta pazienza. Ecco, quindi attraverso la cura di una piantina. E Sofia intraprende questo percorso che viene poi condiviso nel momento in cui la lettura è fatta il bambino legge con un Ma tu hai adulto. provato mi dicevi anche a leggere a tua figlia quando era 0 anni, appena nato, addirittura mi dicevi dal momento in cui proprio nella pancia il bambino ascolta la Esattamente, voce. perché tornando anche a Nati per Leggere, cioè il momento, i primi giorni di vita sono quelli fondamentali. Allora, il bambino già nella pancia della mamma sente le voci, sente la voce del papà quando si avvicina al pancione e parla al bambino, quindi magari anche attraverso una filastrocca, attraverso una canzone. Quindi al momento che nasce il bambino riconosce le voci che E gli mi dicevi si sono familiari, emoziona. si emoziona, sì, perché hanno fatto degli studi molto precisi, sono studi scientifici, che hanno rilevato appunto che c'è una reazione importante nel bambino nel momento in cui ascolta la voce della mamma o del papà. È bella questa cosa, è Sì. fantastico. E quindi niente, poi giustamente quando già da piccino, insomma, in base a quella che è l'evoluzione, no, dell'apprendimento del bambino,
e incominciano a entrare in gioco i colori, incominciano a entrare in gioco le storie. Quindi attraverso un libro, noi attraverso una storia possiamo insegnare a riconoscere le emozioni, i sentimenti, Tu mi a dicevi portarli. prima, è importante che il genitore legga questa storia al bambino perché il libro è visto pure come un mezzo di relazione. Esattamente, esattamente, è quello che vogliamo far passare. Cioè, non è... Sì, spesso che cosa fanno i genitori, i nonni, insomma, chiunque, vede un libro pieno di figure e lo dà al bambino, ha detto così sta tranquillo. No, non è così Sta perché... buono, non scoccia. Esatto, come metterlo davanti alla televisione piuttosto che adesso purtroppo anche a un tablet o altro. Invece, il libro va letto insieme ai bambini, perché i bambini fanno domande, perché i bambini vogliono sapere e ti chiedono. E allora è così che impariamo ad ascoltarli, cioè loro ascoltano noi, ma noi ascoltiamo loro. Ed è una base fondamentale dopo, anche per quando cresceranno, perché si instaura un rapporto che cresce con loro, ma non solo per loro, anche per noi adulti. Crescono anche gli adulti, pure il papà Esattamente, e la mamma riescono. esattamente, A sì. Giulio è così? Pure tu sei cresciuto con tuo figlio, tu e tua moglie. È cresciuto lui allora. Ma anche, torniamo, cioè in tutte le situazioni, quando magari c'è il bambino non sa esprimere qualcosa che gli è successo a scuola, piuttosto un disagio, allora una storia potrebbe essere anche lo strumento per affrontare una paura, per affrontare qualcosa che gli è successo Il durante la simbolismo, giornata. quindi il simbolo, la Ma non tanto, metafora. proprio, cioè tu mi hai detto prima che rivedendo tutti questi libri ti sei emozionata, Sì, no? perché tutti questi colori bellissimi. Esattamente quello che succede anche ai Al bambini, è come se bambino, lo oddio. rivivessi. Che cosa succede spesso quando facciamo gli incontri di lettura? Noi cominciamo a leggere e i bambini piano piano si avvicinano, si avvicinano, si avvicinano, vogliono quasi entrare dentro al libro e dentro alla storia. E questo è un momento Tu te ne accorgi magico. quando stai lì e sei lì a leggere al bambino, te ne accorgi che c'ha questa voglia di Sì, questa è penetrare, ecco. evidente, di entrare proprio dentro il libro e dentro alla Mi storia, rifai, mi soprattutto rifai, quando sono molto mi piccoli. rifai quello del che salta, che dici Salta che Hop. salta Hope, un libro bellissimo, salta Hope, che è un libro, mi hai detto. Allora, questo è un libro tattile, fa parte di un nuovo progetto che stiamo portando avanti insieme a Ramona Esposito di Cresce fra le mani e avremo un incontro a Manoppello il 15 di ottobre, proprio sui libri tattili. Salta Hop praticamente è un libro senza testo, ma è rivolto a una fascia molto piccola, quando il bambino ha bisogno di toccare, di sentire. E quindi ecco lo scoiattolino che torna Eccolo qua. Op, indietro e salta Hop, che trasparenza del carino! Però tu ramo. sei brava pure a fare questa cosa, E Op. quindi interagiamo col bambino, vediamo che cosa succede. Una ranocchia, come fa la rana? La rana fa cra, 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 cra. cra. E di nuovo gli chiediamo come fa la rana e che fa? Devi andare nel laghetto. E salta, Quindi si stacca da oppe, lì e si si riattacca stacca, nel laghetto, ma è bellissimo, ma è esattamente. una cosa Oh, il fantastica. grillo, guarda il grillo, come fa il grillo? Angela, come fa il grillo? Cri 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 Pronto, sei pronto? cri. Salta, oppe. Wop, che bello, ah, E veramente. adesso, oh, che cosa abbiamo qui? La spiaggia, c'è una tartaruga, ma la tartaruga No, salta? Andartoga non salta. No, la tartaruga non Non salta. salta. Ecco, E per raggiungere il mare deve piano piano, camminare. piano e va al mare, ma è E bellissimo. quindi la conclusione a E mi sorpresa. dicevi questo libro, chi l'ha Allora, fatto? questa ho chiesto appunto a Ramona di realizzare la parte tattile delle storie che mi vengono in mente, perché comunque dietro a un progetto editoriale non c'è solo l'illustratore, non c'è solo l'autore, ci sono i grafici, c'è la tipografia, ci sono tutta una serie C'è un lavoro, di... c'è insomma, un non è lavoro facile. importante, esattamente. Quindi... E allora, per essere un po' più immediati, perché poi le storie vengono fuori come Vengono, zampillano in sì. continuo, quindi è Prendete una cosa un po' ispirazione.
un po' più immediata. Tra l'altro, anche le fragole di Sofia sono state realizzate in maniera tattile, come anche un passo. E sono diverse le volontarie Allora, di ti dipingo una Divengo? storia, non ci sono No, le volontarie, le no. volontarie sono per nati per Ah, leggere, che è ecco. una cosa diversa. Ti dipingo una storia, siamo in quattro, io sono, diciamo, l'editor, Marianna come l'illustratrice, Ah. e si sono aggiunte Rosy Scurria, che è un'insegnante di scuola dell'infanzia, che ha vinto un premio alla Città della Scienza di Napoli. E quindi ci ha chiesto di realizzare quello che era un testo teatrale. Ah, pure il testo Esatto, teatrale, sì, ma l'abbiamo bellissimo. rielaborato e quindi l'abbiamo trasformato in un albo illustrato. Poi c'è stata, ecco, Olga Tiberio, anche lei insegnante di scuola dell'infanzia. Entrambe sono anche Ecco qua. Perché volontarie, sì, ed è la poesia dedicata alla tra le mamma montagne ci e alla sono le zia di autrici mamma. anche, autrici di storie. Sì, cioè noi ci siamo incontrate proprio nel gruppo, cioè Nati nell'ambito per del leggere. volontariato, esatto. E quindi portando avanti questo progetto, loro ci hanno creduto come noi e quindi si sono affidate in qualche modo. E quindi come ti dipingo una storia, portiamo avanti una serie di incontri dedicati sia ai bambini. E in ultimo, grazie anche all'associazione di Colle Corvino Sentieri di Solidarietà, siamo state martedì scorso alla casa di riposo, dove abbiamo incontrato i nonni, gli anziani, molti, la maggior Ecco, parte questa era una con... storia, mi stavi raccontando Sì. prima, bellissima, questo modo di... Il libro veramente diventa qualcosa di importantissimo. Infatti abbiamo intitolato questo incontro Il cerchio della vita, perché lavorando sia con i bambini che con gli anziani, cioè veramente ci sono, i sentimenti hanno bisogno di uscire, c'è quella fascia di età nella quale ci troviamo anche noi, dove dobbiamo crescere i figli, dove dobbiamo lavorare, portare il pane a casa, cioè abbiamo tutta una serie Tutto di va impegni avanti per cui così. non riusciamo, quello che noi... cioè che programma Nati per Leggere comunque vuole riportare e dire ai genitori prendetevi un tempo per i vostri figli, un tempo dedicato che sia di ascolto. Ed è questo che riportiamo anche nelle nostre storie, nei nostri albi. E quando l'abbiamo riportato proprio alla casa di riposo Montino a Spoltore, dove ci sono parecchi ospiti con gravi disabilità, di Alzheimer e Loro hanno quant'altro. ascoltato le vostre, insomma, le vostre letture. All'inizio è stata, ma come succede anche con i bambini, cioè chi va cammina da una parte, chi va da un'altra, chi non si vuole sedere, e anche lì c'è stato il momento magico dell'ascolto, cioè è un momento in cui non senti Erano presi. niente, erano talmente presi. Poi abbiamo cercato, individuato strategie, perché poi un po' con l'esperienza sai quale corde devi toccare, per esempio, magari una rima funziona più di un testo più lungo, e far vedere le illustrazioni, perché poi giustamente qualcuno si è lamentato, ma io non sento bene, la prossima volta portate il microfono. Quindi erano interessati Sì, che sì. poi erano queste storie o altre storie più Erano elaborate? queste, poi ne abbiamo portate anche altre proprio per avere insomma un margine di E com'è la movimento. reazione? Reazione come bimbi, come Sì, reagiscono? cioè Davanti ai colori, davanti a davanti ai queste... colori, al suono Sì. della voce, all'interagire, per esempio, cioè quello che quando noi leggiamo le storie cerchiamo proprio di coinvolgere chi ci ascolta, proprio come se stesse partecipando. Che ti devo dire? Nella storia delle fragole di Sofia, ad esempio, cioè Sofia mette a dimora la sua E piantina, loro ascoltano si la dimora, sporca. la che mette a dimora la piantina, Sì, seguono. sì, 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 sì. A un certo punto si guarda le mani e va tutta schifata perché non le piace sporcarsi le mani. E quindi anche i bambini fanno la faccetta schifata, per dire. Viene pure a me veramente a seguirti, sei proprio brava, proprio E poi brava. l'attenzione ai particolari, perché nel momento in cui hai l'albo in mano, vedi per esempio ci sono le formichine che si vedono e non si vedono.
Le piantine comunque non crescono e quindi Sofia è scoraggiata finché non interviene la mamma. Interviene la mamma che magicamente fa rinverdire le piantine ed ecco che spuntano i fiorellini, nascono le fragoline, perché le mamme sappiamo che sono un po' magiche. Anche qui quando diciamo ma la vostra mamma è magica, La nostra tutti mamma è magica perché le quanti. mamme risolvono, insomma. E loro ascoltano, insomma, pur essendo persone che hanno avuto tutta una vita, eccetera, e sono adulte, molto adulte, sono anziane, ascoltano e seguono la storia e ne Sì, rimangono affascinati come dei bambini. Quindi in questo modo tu arrivi dove magari il medico, lo psicologo non riesce diciamo magari che ad arrivare a è un volte. supporto. Prendiamola così, un supporto. Allora, quando noi da adulti leggiamo un romanzo, capito, che ci prende, ci coinvolge, poi abbiamo le nostre immagini mentali che ci accompagnano nella lettura, perché non Certo, leggiamo sì, beh, soltanto, ci certo, facciamo immaginiamo. anche esattamente. Quindi la semplicità del testo per bambini aiuta proprio le persone con disabilità ad entrare in quella che è la storia. La Se storia. noi usassimo paroloni difficili oppure facessimo delle descrizioni troppo importanti, loro si annoierebbero, si perderebbero. Non riuscirebbero a seguire. Invece il fatto di essere, ma anche di usare delle onomatopee piuttosto che l'interazione proprio del libro, ecco perché il libro è strumento di Ecco relazione. perché è Nati per leggere questo progetto che è nazionale. Allora, Nati per Leggere è un progetto nazionale che è attivo da più di 20 anni ed è appoggiato, sostenuto dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino. E dall'Associazione Culturale dei Pediatri. Loro si appoggiano anche, cioè mentre c'è la parte dei pediatri che cura la parte scientifica, no? Noi volontarie portiamo avanti il progetto direttamente alle famiglie, negli incontri. Ora tu mi chiedevi qui a Montesilvano, ecco io volevo approfittare proprio di questa occasione perché a Montesilvano l'Istituto Comprensivo Delfico ha aderito a Nati per Leggere, poi c'è stato il Covid, quindi l'anno scorso abbiamo riprovato piano piano, ma c'erano parecchie limitazioni, quindi insomma non siamo riusciti ad avere un grande Mentre in questo riscontro. momento, Mentre dove in questo siete? momento, Nati per Leggere ha presidi su tutto il territorio regionale. Su Pescara, a Pescara ce ne sono le biblioteche, vi invito se avete bambini a visitarle. C'è la ex provinciale, la biblioteca d'Annunzio, c'è la di Giampaolo che è sulla Tiburtina e Giampaolo. c'è la biblioteca dell'Arcidiocesi. Ah, sì, Che è quella veramente è un gioiello, è un io gioiello, è vero. sì. E loro portano avanti le letture, gli incontri. Invito tutti quanti a visitare il sito, sia la pagina Facebook Nati per Leggere Abruzzo per vedere gli incontri che ci saranno, ma anche il nazionale perché poi nel programma danno tutte le indicazioni su quelli che sono i punti importanti della promozione della lettura. L'età comunque a cui tu ti 06 rivolgi è anni, 0-6 anni, 06 anni. quindi proprio piccini piccini. Prima di entrare nel mondo E della poi scuola. crescendo tu ti sei resa conto se questo lavoro, questo seme ha portato a frutto, insomma. Allora, anche noi siamo da 20 anni che siamo volontari nati per leggere e vengono genitori che ci hanno ascoltato da bambini e No, portano i da bambini. È una cosa bellissimo, una cosa bellissima, sì. stupenda. Perché è cioè tu hai riscontro a lungo termine, cioè non è una cosa immediata, perché dopo i bambini, le famiglie, finché hanno i bimbi piccoli, magari vengono, portano anche il fratello più grande, eccetera, però poi giustamente crescono e quindi Certo. c'è un ricambio continuo.
E noi speriamo tanto su Montesilvano perché siamo su Ceppagatti, siamo Villanova, Vallemare. Anche Montesilvano deve Sì, cominciare, insomma, fare questo assolutamente, tipo di perché è un lavoro. Proprio peccato. Montesilvano forse è uno di quei comuni che ha bisogno veramente di lavorare molto con i libri per i bambini. Ma io volevo, prima ci siamo messi d'accordo su una cosa, quindi tu ci invierai insieme alle altre autrici delle favole che Assolutamente. noi della radio, Giulio in particolare, prenderà, ne terrà cura per farle ascoltare ai bambini. Vero Giulio, me lo confermi? È una cosa bellissima questa e noi attendiamo le favole, insomma, Le le storie di storie. Dipingo una Le storia. storie di, ecco, dove, per chi è interessato a contattarvi, Allora, dove possono chiamarvi? abbiamo una pagina Facebook che ti dipingo una storia. Oh, ti professore, e vi Semplicemente. contattano lì E e ci vi dicono. contattano direttamente. Quindi, insomma, io mi auguro che al più presto su Montesilvano ci sia un presidio, ma anche più presidi, perché Esatto. Montesilvano 22 km quadrati, 5 contrade, forse ne ha bisogno più di uno di presidio, perché anche se lo spazio sembra piccolo, in realtà è difficile raggiungere da un posto all'altro. Quindi magari uno a Montesilvano Colle e uno giù. Però, come ci saranno delle novità, io ti prego di informarci perché sono cose che ci piacciono. Quindi voi lo fate sia per le mamme che hanno il bambino, diciamo, sono incinte, quindi il Esatto. bambino ancora non esce dalla pancia della mamma, però Ma già già è è pronto, presente, è già è pronto. presente. Lo fate per 0-6 anni e per le persone che purtroppo hanno delle difficoltà e quindi attraverso il libro voi avete riscontrato che c'è relazione, Sì, cioè. assolutamente sì. Alessandra, ma io ti ringrazio tantissimo di essere venuta a trovarci e mi leggi quella filastrocca di prima che mi piaceva tanto. Allora, Dov'era quella filastrocca? adesso veramente l'ho cambiata un attimo perché ho trovato questa del raggio blu. Ah, del raggio blu, questo è il raggio blu, è bella. Il raggio blu che dove ci sono, è una classe di bambini dove sentono il rumore delle macchine da lavoro, sentono le sirene, i treni, quindi tutta questa confusione che soprattutto in città regna sovrana. E i bambini che sono tristi, dicono: "Maestra, ma noi non riusciamo a concentrarci." E allora Samia recita subito la sua formula. Raggio blu, sei prediletto della calma e della pace, del silenzio che cerchiamo nella mente e nelle cose. La tua voce è melodia, ecco fatta la magia. Mamma mia, che bello Alessandra, ma brava, brava, brava. Grazie. Avrei voglia di tornare bambina, soltanto per venire a essere uno di quei bambini degli incontri che organizzate voi di Ti dipingo una storia, perché sono veramente una cosa molto bella e ti ringrazio Io ti tantissimo. invito a partecipare, ti ringrazio, ringrazio te e Giulio. Giulio per l'ospitalità perché veramente è importante dare spazio anche ai bambini e alla letteratura per i bambini. Un abbraccio a te e tutte le Grazie. autrici, ciao! Ciao.